dei privati, ma è sotto gli occhi di tutti. Vediamo quello che succede attorno a noi. La Volkswagen, che è il più grande gruppo industriale di auto al mondo, c'è un pezzo del suo azionariato che è la regione da cui proviene il pubblico. Se pensiamo adesso ai francesi che hanno fatto e stanno facendo l'accordo con FGA, un pezzo consistente è fatto sia dai francesi che addirittura anche dai cinesi, adesso per dirne una. In tutto il mondo, nei settori strategici, o direttamente o indirettamente, c'è una presenza, c'è un controllo dello Stato. Di che cosa stiamo discutendo? Pensiamo davvero che questi processi si possono affrontare fuori da questa dimensione? Quindi il problema non è che, e da un certo punto di vista, questo è un modo sia per controllare quello che succede, sia per avere voce in capitolo rispetto alla qualità degli interventi che tu fai. E io penso che se nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, parliamo di IVA, ma c'è aperta la questione che riguarda Whirlpool, c'è aperta la questione che riguarda l'Italia, solo per citare quelle più grandi, senza citare tutte le tante altre minori che sono, non solo il Ministero, mettiamo assieme anche quelle che non ci sono, e il quadro che abbiamo di fronte purtroppo è che il 2020 non siamo fuori dalla crisi se non ripartono gli investimenti in senso generale. Io penso che queste sono una serie di tematiche su cui nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, anche assieme alle altre due confederazioni sindacali, noi dobbiamo valutare come essere in grado di farla diventare non una questione locale, ma delle questioni generali su cui, se necessario, essere anche capaci di richiedere un elemento anche di mobilitazione e di iniziativa che vada oltre il richiamo della solidarietà.